Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura la questione Covid, quest'oggi si è tenuta la cabina di regia ministeriale. L'Abruzzo è stato confermato anche per la prossima settimana in zona gialla. E l'unico cambiamento che dovrebbe esserci in Italia, che ci sarà in Italia, è quello che riguarda la Sardegna, che anch'essa è tornata in zona gialla. Quindi Abruzzo in zona gialla la prossima settimana, fatta eccezione di tre comuni, Atessa, Tocco da Casauria e San Giovanni Teatino, per cui è stata firmata nella serata di oggi un'ordinanza che impone nei tre comuni la zona rossa fino al 13 di febbraio, salvo ulteriori comunicazioni future. E ci sono altri due comuni sorvegliati speciali che sono Chieti e Francavilla al Mare, e nell'ordinanza che dispone queste zone rosse nella serata c'è anche una nota che riguarda la scuola. Infatti il governatore Marsilio ha disposto la DAD, la didattica a distanza, per 14 giorni in tutte le scuole secondarie di secondo grado, le scuole superiori, e questo dopo il caos delle ultime settimane, le numerosissime classi in quarantena in tutta la regione. Quindi tre comuni in zona rossa, didattica a distanza per 14 giorni per le scuole superiori, ma l'Abruzzo è ancora in zona gialla. Il servizio. L'Abruzzo sarà zona gialla anche la prossima settimana. Questa è la decisione della cabina di regia ministeriale che si è riunita oggi. Zona gialla confermata per un soffio. L'indice RT in Abruzzo è infatti a 0,99, appena sotto la soglia di 1, da cui scatta improrogabilmente la zona arancione. La zona gialla, ricordo che è determinata dall'RT. Un RT superiore a 1 ci fa cambiare colore. Noi siamo a confine, al limite di questo 1. La curva epidemiologica rimane comunque preoccupante. La cabina di regia ha classificato l'Abruzzo tra le 11 regioni a rischio moderato. Oggi in Abruzzo sono 276 nuovi casi di Covid su 6.439 test tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività complessivamente è al 4,2%. 10 morti comunicati oggi dalle ASL. Nell'ultima settimana i numeri raccontano un aumento dei casi e delle ospedalizzazioni. Dal 29 gennaio ci sono stati 2.405 contagi, oggi ci sono 158 positivi in più rispetto a una settimana fa. Stessa cosa per i ricoveri, dal 29 gennaio 8 persone in più sono in terapia intensiva e 64 in più sono ricoverate in area medica, portando i rispettivi totali dei ricoverati a 48 e a 453, mentre il Covid Hospital di Pescara in affanno e i pazienti sono dirottati verso altri nosocomi. Per conservare la zona gialla regionale quanto più a lungo, il presidente Marsilio, sentito il comitato tecnico scientifico, ha disposto tre mini zone rosse che scatteranno dalla mezzanotte di oggi nei comuni di Atessa, Tocco da Casauria e San Giovanni Teatino. Nei prossimi giorni altri due comuni potrebbero essere sottoposti alle stesse restrizioni. Sono misure restrittive importanti per evitare che ci sia una pandemia ancora più estesa, e quindi si lavora a livello preventivo. Per il momento sono questi tre comuni, sono sotto osservazione altri due comuni di una provincia dove ricordiamo e sollecitiamo a essere molto attenti nel seguire queste norme di distanziamento nei luoghi pubblici, eccetera, e valuteremo di volta in volta. I sindaci dei tre comuni in zona rossa, impegnati nell'organizzazione degli screening di massa, parlano di una decisione sofferta ma necessaria. Non è tanto l'aumento dei numeri quanto il fatto che si sta ramificando eccessivamente, e quindi è evidente che necessita di una situazione di stop per poter fare un controllo migliore a tappeto e mirato, perché altrimenti rischiamo veramente di non fermare questo contagio all'interno del paese e poi di conseguenza di escludere che poi esca anche fuori dal paese. Purtroppo è una notizia che ovviamente mi lancia nello sconforto, perché tornare in zona rossa dopo i tanti sacrifici che abbiamo fatto, e mi riferisco chiaramente anche alle attività commerciali che tanto hanno patito, però purtroppo è una decisione del Comitato Tecnico Scientifico che il Governatore non ha potuto non tenere in considerazione. Presentati all'interno del progetto Rete Covid della Regione Abruzzo i lavori di riorganizzazione e potenziamento del pronto soccorso dell'ospedale di Popoli. Il servizio di Stefano Recanati.
Inaugurati i lavori di riorganizzazione e potenziamento del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Popoli. I lavori hanno riguardato la localizzazione di aree distinte di permanenza per i pazienti sospetti di Covid-19 in attesa di diagnosi e tamponi, creazione di un'area pre-triage, un'area per l'osservazione in pressione negativa, percorsi distinti individuali, segnaletica a pavimento ed una sala di attesa all'esterno del pronto soccorso. In questo modo abbiamo messo in sicurezza i pazienti innanzitutto, ma anche gli operatori del pronto soccorso, creando dei locali adeguati che sostituiscono quello spirito di avventura che ha caratterizzato la fase 1 della pandemia, in cui non sapevamo che cosa fare e abbiamo rischiato molto. Per fortuna è andata bene, nessuno si è ammalato. Adesso invece abbiamo creato una situazione razionale che mette in sicurezza tutti, io dico anche l'ospedale, perché ci consente di distinguere, filtrare e inviare i pazienti Covid negli ospedali adeguati. A seguire sono stati consegnati anche i lavori per un ammontare di 4 milioni di euro per l'avvio dell'adeguamento sismico della palazzina C2, che comprenderà a fine lavori la rianimazione e la cura delle cerebropatie acquisite. Quindi lavori importanti, ricordiamo che per Popoli sono stati previsti 8 milioni e mezzo di lavori, alcuni lavori sono stati completati, stiamo andando avanti, quindi come stava dicendo giustamente lei, ricordiamo che la volontà è quella di fare in modo che Popoli torni ad essere quello che era una volta. Ecco, soprattutto in previsione future. Assolutamente sì, l'augurio è questo, l'auspicio è questo, soprattutto sperare, cioè anzi quanto prima arriverà la fine di questa pandemia, ce lo auguriamo tutti, immediatamente siamo pronti per far sì che l'ospedale torni ad essere, come ho detto prima, quello di una volta. Le USCA e le unità speciali di continuità assistenziale impegnate nella cura dei positivi Covid verranno dotate di ecografi con i quali diagnosticare a domicilio l'eventuale presenza della polmonite che spesso insorge nei contagiati. Ascoltiamo Paolo Renzetti. Noi siamo convinti che la guerra si vince sul territorio, non all'interno degli ospedali, per cui per vincere questa guerra dobbiamo dotare le USCA di tutti gli strumenti idonei per fare una diagnosi precoce e soprattutto evitare un iperafflusso di pazienti all'interno degli ospedali e dei dipartimenti di emergenza e urgenza. Abbiamo fortemente voluto, io come referente sanitario regionale, l'acquisto di numero di ecografi sufficienti, cioè 30 per tutte le USCA, e ho nominato il dottor Iannetti, che è il presidente della più importante società di ultrasonografia italiana, cioè la SIUMB, perché coordinasse questa operazione. Noi siamo la prima regione in Italia che ha attivato a livello di tutte le USCA questa metodica ecografica e contemporaneamente stanno partendo adesso le Marche e l'Emilia Romagna. Quindi siamo orgogliosi di aver messo in campo questa, questa risposta, che veramente ci consente di diminuire e soprattutto diminuire l'afflusso e soprattutto curare meglio. Devo dire che quando Alberto Albani mi ha chiesto di interessarmi della problematica della diagnosi della polmonite Covid relata a domicilio, ho subito accolto con entusiasmo, perché in effetti l'ecografia è un mezzo molto potente, specialmente nelle fasi iniziali, per poter capire se il paziente intanto non ha la polmonite, quindi è psicologicamente molto importante, o se questa polmonite può essere curata a casa o se altrimenti bisogna andare in ospedale, proprio sia per evitare il sovraffollamento ma anche per il benessere psicologico del paziente. Dal mese di dicembre abbiamo iniziato con la provincia dell'Aquila e abbiamo formato tutti i giovani colleghi delle USCA, i quali hanno la possibilità di inviare sia tramite WhatsApp delle brevi clip a un centro di riferimento e alla fine a me, o hanno la possibilità di inviare poi i referenti degli esami ecografici ad un web comune in tutta la regione. Questo peraltro permetterà di avere dei dati importanti in tutta la regione nei pazienti che sono stati esaminati in questo modo. Andiamo avanti con la cronaca. La polizia di Pescara ha arrestato il responsabile di due rapine compiute nel capoluogo adriatico. Sarebbe un 36enne senegalese il servizio.
Un 36enne senegalese è stato arrestato dalla polizia a Pescara con l'accusa di rapina. Il giovane, fermato ieri sera dagli agenti della squadra volante, ha poi ammesso le sue responsabilità dinanzi ai poliziotti. Sarebbe responsabile anche di un altro colpo commesso il 2 febbraio scorso, sempre in città. È un'attività immediata di ricerca di polizia giudiziaria, quindi fatta, gestita quindi dalla squadra volante, a seguito di questa rapina, quindi che era avvenuta alle ore 20 presso un esercizio commerciale, supermercato, quindi di via del circuito. Le volanti si sono messe alla ricerca del colpevole, quindi in base alle descrizioni, e sospettando che potesse essere quindi un noto pluripregiudicato senegalese tossicodipendente, quindi con vari precedenti penali per furti aggravati, spaccio di stupefacenti, hanno effettuato un appostamento proprio quindi sotto il ferro di cavallo. È stato positivo, perché poi il soggetto è stato rintracciato, è stato perquisito, è stato trovato in possesso della refurtiva, in possesso anche quindi dell'arma utilizzata quindi per minacciare la cassiera e per impossessarsi dei 600 euro. È stata recuperata anche la felpa e il giubbotto quindi particolare, quindi che indossava al momento della rapina. Successivamente, quindi durante la redazione degli atti di polizia giudiziaria, quindi anche grazie all'intervento del commissario Zaccone, quindi anche ammesso e confessato quindi di aver commesso il 2 febbraio un'altra rapina con le stesse modalità in via dei Bastioni, presso quindi una locale osteria. Il comune di Teramo ha intensificato i controlli verso i bar che non rispetterebbero il divieto di continuare a servire bevande dopo le ore 18. Non mancano le tensioni dovute alle restrizioni, ce lo racconta Tania Bonici Castelli. Si intensificano a Teramo città i controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme anti-Covid. Si ripetono però sempre più spesso episodi di intolleranza verso gli agenti di polizia, i carabinieri e i vigili municipali. Questi ultimi sono stati aggrediti verbalmente proprio ieri da un gruppo di trentenni in pieno giorno e in pieno centro storico. Ubriachi, assembrati e senza mascherina, gli uomini non hanno preso bene il richiamo dei vigili, dando in escandescenze. Sotto stretta osservanza restano quindi le attività di distribuzione di bevande alcolici. La polizia locale ricorda che dalle 18 in poi i bar devono chiudere, non possono fare asporto ed è proibito bere in strada. Regole che ancora oggi non sono chiare a tutti. Il bar Duomo in Piazza Orsini, per esempio, è stato appena multato per essere rimasto aperto dopo l'ora consentita. 200 euro di sanzione che incidono purtroppo duramente sul bilancio dell'attività. Purtroppo è stato multato per non aver rispettato alcune regole di apertura e chiusura, ma insomma la situazione è difficile per voi. Sì, abbastanza, perché comunque sia, le multe comunque si deve pagare, il lavoro è quello che è, quindi. Però, perché è stato multato? Ieri sera sono venuti i vigili, erano le 7:20, io personalmente sapevo che comunque sia, l'avevo letto sopra un sito che ci potevo lasciare aperto a sporto dopo le 6. Invece i vigili sono venuti e mi hanno detto che no. E quindi è scattato l'ispezione, la contestazione e tutto. Come ve la siete passati in questi mesi di lockdown? Insomma, la verità non tanto bene, però dai, riesco a mantenermi, anche perché se sto solo, non ho dipendenti, quindi ecco, riesco a pagare affitto, la luce. Dopo l'incidente che è costato la vita a tre operai nel dicembre scorso e il conseguente blocco della produzione, dipendenti e sindacati che operano all'interno della Sabino Esplodenti si dicono preoccupati per il loro futuro occupazionale. L'azienda infatti, nelle more delle indagini, anticiperà un mese di cassa integrazione, quello di gennaio, ma ha paventato la chiusura. Alfredo Primante. CGL e CISL e UIL esprimono preoccupazione per la sorte dei dipendenti della Sabino Esplodenti di Casalbordino, all'interno della quale il 21 dicembre scorso un grave incidente è costato la vita a tre operai rimasti uccisi da un'esplosione mentre movimentavano materiale esplosivo a bassa potenza. Mentre sull'episodio indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Vasto e mentre esposti delle associazioni ambientaliste ed in particolare del Forum dell'Acqua Abruzzo gettano ombre sulla corretta applicazione delle
disposizioni della direttiva Seveso, la produzione è ferma proprio per il sequestro dettato dalle esigenze degli inquirenti. L'azienda, scrivono i sindacati al termine di un incontro con la proprietà avvenuto nella sede di Confindustria, ha confermato di essersi messa a totale disposizione degli inquirenti affinché nel più breve tempo possibile si giunga alla chiusura delle indagini. I rappresentanti dei lavoratori hanno sollecitato la Sabino Esplodenti a farsi carico delle retribuzioni dei dipendenti che sono attualmente in cassa integrazione, ma i referenti aziendali, sottolineando l'attuale difficoltà finanziaria conseguente al blocco produttivo, hanno garantito il pagamento della sola mensilità di gennaio, paventando anche la possibile chiusura del sito produttivo. Sia i sindacati che le RSU aziendali, si legge in un comunicato unitario, auspicano che la Procura della Repubblica di Vasto faccia tutto il possibile affinché si portino a compimento le indagini in tempi celeri, compatibilmente con le necessità istruttorie, e che possano permettere la ripresa anche parziale dell'attività lavorativa, scongiurando così la ventilata chiusura dell'azienda. La Sabino Esplodenti è uno dei 23 siti a rischio di incidente rilevante disseminati in Abruzzo. Per questi la Giunta regionale nelle ultime ore, su proposta dell'assessore Campitelli, ha deliberato una nuova pianificazione e programmazione delle attività ispettive ordinarie. La programmazione per il quinquennio 2021-2025 è stata elaborata con il supporto dell'ART Abruzzo, sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA. La programmazione suddivide gli stabilimenti a rischio in classi differenti di priorità, a ciascuna delle quali è stata associata una frequenza di ispezione minima sulla base degli indici di riferimento previsti dalla legge. E ora lo sport, il calcio di Serie B. Domani alle 14 il Pescara ospita la Regina per un match che è già delicato in chiave salvezza. Ancora out Galano e Memusciai, KO per infortuni difensore Sorensen. E invece recuperato Seter, l'allenatore Breda ex della partita, traccia anche un bilancio del mercato che è appena concluso. Ascoltiamolo. Quello che esce fuori dal mercato invernale è un Pescara rinforzato, ne è certo il tecnico Roberto Breda, che si sofferma sulla rosa che ha a disposizione da questa settimana. Evidente come l'arrivo dei vari Odgaard, Giannetti, De Sena, Tabanelli, Sorensen conferisca alla squadra una maggiore fisicità, ma non solo. Una delle caratteristiche che risaltano di più è la struttura e la fisicità dei giocatori che sono arrivati. Ma sono anche giocatori tecnici, perché sono via tutti i giocatori che sono arrivati da centrocampo in su. Vabbè, il difensore Sorensen è un po' un discorso diverso, proprio gli altri sono anche tutti giocatori tecnici, quindi credo che i nostri passi in avanti, col fatto che siamo ultimi, devono essere da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista appunto della concretezza e della struttura, però anche dal punto di vista del gioco e della pericolosità. La rincorsa salvezza, la risalita dall'ultimo posto, passano per un ritmo di punti e di vittorie decisamente sostenuto nel girone di ritorno. Logico che dobbiamo sapere che dobbiamo raddoppiare i punti dell'andata, perché invece di farne 16 devi farne la trentina. 30 sono, vuol dire, un punto e mezzo a partita. Una vittoria ogni due. Non è una cosa impossibile, perché in ogni caso non è che dobbiamo farli solo noi, perché non è che siamo 30 punti da chi sta davanti a noi, devono farli un po' tutti. Chi è più bravo da questo punto di vista si salva. Fino alla settima, ottava partita mia avevamo qua a media là, quindi anche là non è una cosa impossibile neanche per il nostro gruppo. Dobbiamo mantenerla adesso per il resto delle partite. Questo vuol dire, logico, vincere su 7, 8, 9 partite, dipende, ma quindi devi giocare sempre per provare a vincere. La partita di domani con la Regina è già fondamentale, perché è uno scontro diretto e oltre ai punti deve dare al Pescara la spinta giusta per poter poi sfidare le migliori del campionato. Seter ha recuperato e sarà a disposizione. I giocatori arrivati lunedì stanno bene e il principale candidato a partire dal primo minuto è De Sena. In panchina sarà sfida fra ex. Marco Baroni guidò il Pescara nella stagione 14-15 per poi essere esonerato a seguito della sconfitta contro il retrocesso varese alla penultima giornata, avvicendato da Oddo. Per Breda una partita speciale, perché con la Regina ha iniziato ad allenare prima la primavera e poi la prima squadra per sostituire l'esonerato Ivo Iaconi nel febbraio 2010 e portare la squadra alla salvezza. Regina allenata anche 2 anni dopo.
Gina è un'altra squadra che si è rinforzata perché è andata a prendere gli elementi, poi proprio hanno cambiato modulo nel cambio di allenatore in maniera radicale, e passando da una difesa a 3 a un 4-2-3-1, 4-4-2, e quindi hanno veramente preso degli esterni, ha fatto secondo me un mercato molto funzionale, ed è una squadra che appunto, partendo anche dal mercato che aveva fatto quest'estate, è una squadra che ma tutti un po' dietro, secondo me quasi tutti si sono rinforzati. Su Reggio, se dal punto di vista del calciatore devo tutto a Salerno, dal punto di vista di allenatore, se non c'è la Regina non avrei fatto sto mestiere, perché mi hanno proprio chiamato loro quando era un momento che non allenavo neanche, che veramente sono molto legato a quella piazza e alle persone che in quel momento mi hanno dato questa opportunità, anche se quelle persone non ci sono più, perché uno era Foti, presidente, e uno era Giacchetti, direttore sportivo. Precedenti poco incoraggianti per il Pescara contro la Regina. Negli ultimi 5 episodi all'Adriatico i biancazzurri non hanno mai vinto. L'ultima affermazione casalinga risale al febbraio 97, 3-0 firmato Giampaolo, doppietta e Gelsi. Direzione di gara affidata all'internazionale Fabio Maresca di Napoli, che torna a dirigere dopo lo stop a seguito delle polemiche per Udinese Inter. L'ultima vittoria del Pescara con Maresca risale all'ottobre 2015, ma in quella stessa stagione Maresca fu l'arbitro della finale di ritorno di Trapani, che consegnò ai biancazzurri azzurri l'ultima promozione in Serie A. Serie C, sarà Luca Angelucci di Foligno a dirigere il match di domenica tra Teramo e Monopoli. Tra i biancorossi sarà sicuro assente Mungo, mentre è ancora da valutare la disponibilità di Diakité e Vitturini. Seduta mattutina per il Teramo, che ha la testa rivolta al match di domenica pomeriggio ore 15 contro il Monopoli, sarà l'opportunità di vendicare sportivamente il cappotto dello scorso campionato, quando i pugliesi vinsero entrambe le partite senza mai incassare gol, e la gara di ritorno di un anno fa costò peraltro la panchina all'allenatore Bruno Tedino. Il Diavolo ha intrapreso l'operazione riscatto nella partita d'andata 0-2 senza storia, con le reti di Ilari e Costa Ferreira nel primo tempo. Teramo che si ritroverà contro come fresco ex Cristian Bonino, che in biancorosso non ha convinto, 0 gol in 11 presenze e la necessità di cambiare aria per trovare l'ambiente giusto dove sbloccarsi. A Monopoli Bonino è stato subito protagonista, prima in negativo fallendo un rigore con il Catanzaro, costato la vittoria ai pugliesi raggiunti nel finale, poi in positivo segnando 2 reti consecutive nella vittoria sulla Juve Stabia e nella sconfitta di Catania. Teramo che domenica sarà privo di Domenico Mungo per la distorsione al ginocchio destro rimediata a Foggia e che lo porterà allo stop per un po' di tempo. Ilari e Viero sono i candidati alla sua sostituzione nel 4-3-3 sdoganato da alcune partite dal tecnico Paci. Diakité e Vitturini sono gli altri dubbi. Non è ancora chiaro se il giocatore Franco Magliano, escluso dai convocati nelle ultime 2 partite su scelta della società, potrà essere regolarmente a disposizione. Vitturini è reduce da un affaticamento muscolare e le sue condizioni saranno monitorate fino alla rifinitura di domani. In caso di assenza di entrambi, Paci potrebbe di nuovo sacrificare come terzino Costa Ferreira, che altrimenti farà parte del tridente con Pinzauti e Bombagi, quest'ultimo peraltro appena entrato in diffida. Direzione di gara affidata a Luca Angelucci di Foligno, che ha incontrato il Teramo una volta sola, vittoria sulla Casertana 4-3 nell'ottobre 2019. 3 precedenti col Monopoli, 2 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta per i pugliesi. Nella rosa del Teramo già da giorni si allena il promettente centrocampista classe 2002 Luca Lombardi, arrivato in prestito dal Monza. Il giocatore parla dell'inserimento nel nuovo gruppo e dei suoi trascorsi alla Recanatese quando giocava più avanzato. Sì, diciamo che quando ero a Recanati giocavo più in una posizione più avanzata, più un trequartista. Invece quando sono stato acquistato dal Monza mi hanno spostato un po' più, mi hanno un po' arretrato, diciamo, più mezzala play, più un po' più regista, sì. Sono belle sensazioni, comunque, cioè, mi sto trovando molto bene, mi hanno accolto bene e spero di dare un buon contributo per questa squadra e mi aspetto di crescere ancora perché tanto, cioè, sono ancora un ragazzo e qua ho trovato un gruppo che mi può aiutare ancora a crescere, come c'è anche il mister che ha giocato a alti livelli, mi può aiutare.
E dopo la distorsione al ginocchio riportata martedì scorso nel match di Foggia, come abbiamo appena sentito, stamani Domenico Mungo si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una distrazione di primo grado al legamento collaterale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimati in circa 15 giorni. Mungo salterà sicuramente le partite contro Monopoli, Casertana e Potenza, da valutare il recupero per la trasferta di Castellammare di Stabia. Serie D, dopo la crisi di risultati e di gioco, svolta tecnica in casa Pineto. Ieri mattina l'oramai ex allenatore Daniele Maulo ha rassegnato le dimissioni. Al suo posto è stato promosso il tecnico della Juniores Marco Pomante, già capitano del Pineto. Ascoltiamo le sue prime impressioni. Si inizia subito col botto, no, la voglia è tanta, ho tanta voglia di dare il mio contributo ai ragazzi, di fargli capire in che squadra stanno giocando, per quale società soprattutto stanno giocando. Il mio obiettivo è quello, adesso sinceramente non sto pensando neanche al campo basso, dal campo basso ci penserò da martedì prossimo. Il mio obiettivo adesso è in questi due giorni di lavorare sulla testa di questi ragazzi, perché secondo me non è né un problema fisico né un problema tecnico, tattico, ma è soprattutto un problema mentale. Dobbiamo essere bravi noi, io per primo come mister, a farli accendere quella lampadina che secondo me adesso la maggior parte dei giocatori ce l'hanno spenta. Sono un po'... io ho avuto la fortuna di vederli giocare e mentalmente li vedo un po' spenti. Ho il vantaggio di conoscervi come persona, come uomini, è normale anche come giocatori, però adesso devo essere bravo ad entrare nella loro testa per farli sbloccare. Ma sinceramente adesso non ho avuto tempo di parlare di questo con la società, però c'è un direttore sportivo che è bravo in questo lavoro, quindi nei prossimi giorni giustamente parleremo di cosa mi servirà. Sicuramente questa è una società che accontenta tutti gli allenatori e lo farà anche con me. E ora gli ultimi aggiornamenti per quanto concerne il calcio a 5 e la pallavolo. Per il calcio a 5 riprende il campionato di A, domani alle 17 la capolista Acque Sapone Unigros giocherà a Mantova, mentre alle 19 al Palarigopiano la Color Max Pescara ospiterà il Padova. Ferma la A2, in B la Real Dem riceverà alle 16 il Molfetta, in A femminile domani al Palarigopiano anticipo alle 15 del Montesilvano contro il Kick-off. In A2 domenica alle 15 Florida Pescara Chiaravalle, alle 16 ad Avezzano, in programma Orione Santa Maria Nuova, e alle 17 infine si giocherà Sabina Lazio Francavilla. Per quanto riguarda invece la pallavolo, nel recupero di ieri sera per la A2 la Secortona vissa con lo stesso punteggio 3-1 il successo di Castellana, sbancando anche a Mondovì. Domani si resterà in Piemonte, alle 18 in programma Cuneo Sieco. In A3 invece domenica alle 18 al Pala Santa Maria la capolista Abba Pineto ospiterà il Tuscania. In B domani alle 18.30 Molfetta Paglietta, domenica alle 17 Loreto Alba Adriatica. In B1 femminile rinviata a causa Covid, Trevi Connetti Chieti. Domenica alle 17.30 l'Altino affronterà il Casal de Pazzi. In B2 domani alle 17 derby al Palo Orfento tra il Gada Pescara 3 e l'Arabona. Domenica l'Impianti Futura Teramo riceverà il Fermo alle 17.30. Termina qui questa edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto sono su YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà domani alle ore 14, grazie e buonanotte.